tutti. Con l'incontro di questa sera concludiamo le iniziative che il laboratorio di scienze sperimentali ha potuto portare avanti per celebrare questo avvenimento straordinario cinquantenario, di questo avvenimento straordinario che è stata la conquista della Luna. Il 2 luglio l'abbiamo fatto con l'incontro con la Patrizia Carareo, che ha presentato il suo libro sulla Luna. Poi l'11 ci siamo incontrati a San Giovanni di Collepino per un incontro con gli amici di Chiaroscuro, che hanno dedicato anche un numero speciale a questo evento. E questa sera lo facciamo con il professor Cavaccioli, con la presentazione del suo libro La Luna Rossa, che riguarderà degli aspetti diversi rispetto a quelli trattati dalla Patrizia Carareo, cioè praticamente la conquista sovietica da parte dello spazio. Quindi, come capite, noi cerchiamo di trattare tutti gli argomenti scientifici in cui cerchiamo di essere presenti sempre ai massimi livelli, perché il professor Cavaccioli sapete che è una persona di grande autorevolezza, di levatura internazionale, e quindi è professore emerito all'Università Federico II di Napoli, quindi una figura di grande rilievo nel panorama scientifico internazionale. Io ho acquistato solo questa mattina il libro, ma già nella lettura delle prime 30 pagine, per rendermi conto che è un libro piacevolissimo di scrivere, ma anche così affascinante dal punto di vista culturale, perché oltre agli aspetti, diciamo, ecco, strettamente scientifici, ma guarda anche problemi storici, letterari e anche mitologici. Quindi io ringrazio il professor Cavaccioli per questa opportunità che ci ha offerto, e non voglio aggiungere altro perché poi la presentazione è demandata alla dottoressa Paolucci, che è una nostra valente collaboratrice, che provvederà alla presentazione del professore. Vi ringrazio. Sì, grazie e un benvenuto anche da parte mia a tutti voi che siete venuti a questo nostro evento. Quindi, come ha già anticipato il professor Renzini, abbiamo l'onore di avere come ospite il professor Massimo Cavaccioli, che è anche un amico del Laboratorio di Scienze Sperimentali, perché è stato relatore anche a edizioni, in alcune edizioni passate della Festa di Scienze e Filosofia. E tornerà. Quindi in anteprima la notizia che tornerà anche alla prossima edizione. Il professor Cavaccioli è un astrofisico, come diceva il professor Renzini. Ha iniziato la sua carriera universitaria all'Università di Padova, poi si è spostato all'Università Federico II di Napoli, è stato direttore dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, uno dei più grandi centri di studi per l'astronomia. È stato anche presidente della Società Astronomica Italiana, vanta collaborazioni internazionali, tra cui la più importante è quella che ha portato alla realizzazione, alla progettazione e realizzazione di un telescopio, di uno dei telescopi più importanti a grande campo, che è attivo dal 2007 in Cile. Quindi il professor Cavaccioli vanta questo importantissimo risultato nella sua carriera scientifica. È anche professore ad honorem dell'Università Statale di Mosca e inoltre è un giornalista e divulgatore, infatti ha scritto alcuni libri divulgativi, tra cui l'ultimo uscito a maggio di quest'anno, edito da Carocci, editore, Luna Rossa, la conquista sovietica dello spazio, ed è proprio il libro che ci presenterà oggi il professor Cavaccioli, che è un libro che tratta, come anticipato dal professor Renzini, del ruolo importantissimo che l'Unione Sovietica ebbe nella conquista dello spazio. Sappiamo tutti che il primo uomo sulla Luna fu americano, quindi il traguardo finale della Guerra Fredda che vide confrontarsi l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America in questa conquista spaziale, il traguardo finale fu appunto conquistato dagli Stati Uniti d'America. Però molto spesso non ci ricordiamo che una grandissima parte di questa conquista spaziale fu proprio quella giocata dall'Unione Sovietica e soprattutto da alcune figure particolari che il professor Cavaccioli racconta nel suo libro che furono coloro che progettarono i primi razzi spaziali e dai quali prese anche spunto la NASA e comunque l'America per
per i loro razzi spaziali che poi conquistarono la Luna. Vi ricordo che alla fine della presentazione del libro del professor Capaccioli proietteremo anche un filmato che ci è stato concesso dalla RAI e che è il filmato che andò in onda 10 anni fa nel programma TG2 Dossier in occasione del 40° anniversario dello sbarco sulla Luna. Quindi dopo la presentazione del professor Capaccioli proietteremo anche questo filmato. Ma adesso lasciamo la parola al professore e che ringraziamo di nuovo per la sua presenza qui. Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, sì. Perfetto. Non è acceso. Prima di tutto lasciatemi dire che sono felice di essere a Foligno. Sono felice di essere in Umbria. Io l'unica cosa che lei ha taciuto nella sua presentazione è che sono maremmano e sono profondamente orgoglioso di essere. Parliamo quindi di Luna Rossa, la conquista sovietica dello spazio. Il 20 luglio del 1969, pochi giorni da oggi è il 16, un uomo, Neil Armstrong, ha posato il piede sulla superficie della Luna. Qualcuno ha detto che non è vero, ma sono ovviamente delle scienze. È successo davvero. Sarebbe come negare che Cristoforo Colombo sia sceso il 12 ottobre del 1492 a San Salvador. Allora non c'era nessuno, non c'era radio, non c'era televisione, non c'erano giornali, però quel piccolo passo su una spiaggia è diventato una pietra miliare nella storia dell'uomo, tant'è che l'evo moderno comincia con il piccolo passo di Cristoforo Colombo su una spiaggia dei Caraibi. Beh, quel piccolo passo di Armstrong ha probabilmente dato la stura ad una nuova era, non so come si chiamerà, ma la somiglianza è sconvolgente. Allora vale la pena ripercorrere il cammino della storia di questa vicenda, anche perché la storia che poi viene raccontata spesso e volentieri è piena di bugie. Dice lo storico che la storia la scrivono i vincitori, cioè viene limata e aggiustata per essere raccontata. Cerchiamo di riraccontarla per come forse è stata. Cominciamo con la Luna bersaglio della fantasia dell'uomo, da Luciano di Samosa, da 2 secoli d.C., che racconta una storia bellissima di fantascienza spiritosa in greco, per andare attraverso Dante, che spiritoso non è, all'Orlando Furioso, si va sulla Luna a recuperare quello che in napoletano si chiama fantasia, cioè il senno. Aggio perduto il sonno e la fantasia, la canzone napoletana, ho perduto il sonno e la saggezza per amore, e in questo caso Orlando per amore aveva perso il senno. Tra l'altro è una storia tristissima, perché questa bella fanciulla si era addirittura innamorata di un extracomunitario, cosa che oggi sarebbe una verità inaudita. Per andare avanti attraverso tante storie che fanno riferimento a Keplero, per esempio, storie bellissime. Keplero era un pazzo scatenato, con la madre a rischio di essere messa sul rogo per stregoneria, scrive il Somnium, nel quale racconta che sua madre, una strega, lo porta sulla Luna. Lui vuole raccontare l'astronomia del tempo attraverso questo gioco. È un gioco pericolosissimo. E possiamo andare avanti, ma sono tutte invenzioni. A un certo momento però la scienza contemporanea si fonde con la fantasia. In alcuni scrittori, il primo di questi è proprio un direttore dell'osservatorio astronomico di Capodimonte, un uomo straordinario, un eroe del Risorgimento, uno scienziato di grande valore, ma soprattutto uno scrittore, che scrive questa relazione del primo viaggio alla Luna fatto da una donna nell'anno di grazia 2057. E lo scrive 7 anni prima che Jules Verne scriva il suo famoso primo romanzo, Dalla Terra alla Luna.
poi c'è Wells che ha rincarato la dose. Perché li cito? Perché sono questi romanzi, non quello di Capocci in italiano, ma quello di Verne tradotto in tutte le lingue e quello di Wells che è già in inglese, che ispirano i giovani e creano quel movimento che poi diventerà la voglia di utilizzare i razzi per andare per salire al cielo. Tra questi personaggi dobbiamo citare Tsiolkovsky, Konstantin Tsiolkovsky, che è un russo stranissimo, un personaggio stranissimo di cui diremo. Naturalmente nel 1902 c'è anche il famoso film di Georges Méliès, che anche questo umoristico, ma è il primo viaggio alla Luna visualizzato per la gente. Quindi, come si vede, un po' alla volta l'idea di Luna entra in parallelo con la scienza, anche se scienza completa non è. Come si fa a immaginare di andare nello spazio? Beh, uno dice, un razzo. Ma perché un razzo? Come nasce questa idea? Beh, i cinesi, non si sa bene quando, hanno inventato la polvere da sparo e l'hanno utilizzata anche per fare questi oggetti, vedete, che sono poi sostanzialmente i razzi che sparano i fuochi artificiali. Che cos'è la polvere da sparo? Qualche cosa che produce gas. Il gas viene espulso e per il principio di azione e reazione fa sì che l'oggetto, l'involucro che conteneva questa polvere da sparo sia sparato verso l'alto. Pensate al cannone, al rinculo del cannone, Voi sparate un proiettile, il cannone rincula per il principio di azione e reazione, che è il terzo principio della dinamica. Tanto è vero che Verne, ma lo stesso Capocci, come manda i suoi astronauti sulla Luna? Sparando un colpo di cannone, solo che il proiettile, come vedete, è molto grande. Il proiettile è una casetta dove gli astronauti entrano e poi vengono sparati da un gigantesco cannone. All'epoca i cannoni giganteschi non facevano paura perché Krupp stava costruendo la Grande Berta e così avanti. Quindi l'idea di avere un cannone con una bocca di alcuni metri, una decina di metri, teoricamente non faceva paura. Perché però la cannonata non funziona? Perché il viaggio alla Luna di Capocci, di Verne, è sbagliato? Perché quando voi sparate una cannonata e volete che questo colpo raggiunga la Luna, è necessario che il colpo abbia un'accelerazione poderosa, un'accelerazione che corrisponde a circa 11 km al secondo di velocità. Dovete far acquisire questa velocità da zero fino a che il proiettile è dentro la canna del cannone, quindi per un arco spaziale molto piccolo, quindi un'accelerazione violentissima. Mille volte superiore a quella che qualunque organismo umano riuscirebbe a sopportare. Dunque non si può sparare nessun astronauta sulla Luna in questo modo, a meno di non voler fare della marmellata di astronauta. Tsiolkovsky ha un'idea, dice, ma perché invece che utilizzare il proiettile io non utilizzo il cannone? Cioè l'astronauta lo metto sul cannone e sparo una cannonata e il cannone farà un piccolo balzo lì dietro. Sparo una seconda cannonata e farà un altro balzo ancora, una terza cannonata, un altro balzo ancora, e a forza di cannonate io lo porterò ad avere l'accelerazione che mi serve per uscire dall'atmosfera. Ma per fare questo ho bisogno di un propellente liquido. È il primo uomo nella storia della scienza, questo signore che si chiama Konstantin Tsiolkovsky, che pensa a un razzo a propellente liquido. È la rivoluzione. Che cos'è un razzo a propellente liquido? Beh, è un razzo che utilizza un carburante più dell'ossigeno. Perché l'ossigeno? Perché per poter bruciare qualche cosa lo dovete ossidare. Per poter ossidare ci vuole l'ossigeno. Se l'ossigeno c'è, come nel caso dei motori degli aeroplani, ve lo succhiate dall'aria. Ma se non c'è, ve lo dovete portare via. Quindi, per prima cosa dovrete avere una tanica di carburante, kerosene, per esempio, e una tanica di ossigeno liquido per poterlo contattare. Poi dovrete avere un bruciatore, dentro a quel bruciatore voi produrrete il gas che verrà espulso da un gelo e per reazione il razzo camminerà in direzione opposta. Attenzione però, perché non si può fare a combustibile solido? Certo che si può fare a combustibile
ma il combustibile solido ha vari inconvenienti, o meglio, il combustibile liquido ha maggiore efficienza perché non produce fumo. Quando voi producete fumo, buttate via delle risorse, fumo non serve a niente, no? Sono particelle grosse che vengono prodotte per nulla, mentre il combustibile liquido ne fa molto molto meno. Ma la seconda cosa è che potete compattare nello stesso, utilizzando la compressione, che per i solidi non si può fare, potete compattare molto più carburante e quindi avere più spinta, potete spendere più energia. Ma la cosa più importante forse è che mentre il combustibile solido, vedete un cerino, il combustibile solido, quando lo accendete il cerino brucia e poi si spegne. Invece un beccuccio a gas voi potete gestirlo aumentando, diminuendo la fiamma, addirittura spengerlo e poi riaccenderlo, cosa che serve se voi avete bisogno di un veicolo che per esempio a un certo momento si parcheggi e poi riprenda ad andare. Ecco perché questo signore è drammaticamente importante nella storia dei razzi. Se ne erano accorti persino i bolscevichi quando presero il potere, cercarono di recuperarlo, poi quando si accorsero che lui era critico verso il bolscevismo lo riseppellirono di nuovo. Quando è che ha volato il primo razzo a combustibile liquido? Nel 1926, grazie a questo strano individuo, vagamente autistico, un individuo che viveva nel suo piccolo mondo negli Stati Uniti d'America, convinto di riuscire a fare un razzo che volava, praticamente ci è riuscito, ma soprattutto è riuscito a fare il primo. Vorrei che voi faceste attenzione a questo razzo, ma alla data 1926. Vedremo nel 1945, quando vi farò vedere le future, quale immane differenza in 20 anni c'è tra questo oggetto. Il razzo è questo. Questi sono le due tank per l'ossigeno e per la benzina. Perché sono dietro? Perché all'epoca non c'erano giroscopi, non c'era modo di guidare, quindi bisognava fare un razzo che avesse la spinta da sopra e non da sotto. Voi direte che cosa vuol dire? Ve lo spiego subito. Quando voi tirate il trolley della vostra valigia, cosa fate? Lo spingete in avanti o lo tirate? Nessuno di voi ghiaccia? Tiriamo. Lo spingete o lo tirate? Tiriamo. Perché non lo spingete? Perché fa il fallire. Ma no, non lo spingete perché provate a spingerlo, va da tutte le parti, zizzac. È lo stesso discorso dell'automobile a trazione anteriore e trazione posteriore. La trazione posteriore è più efficace, ma ci vuole un buon pilota per guidare una macchina. Quindi un razzo, ecco la ragione per la quale quando vedete i fuochi artificiali c'hanno un bacchetto. Avete notato che c'è il razzetto con un bacchetto. Il bacchetto serve a farlo andare più o meno dritto. Oggi i razzi utilizzano un altro modo per essere indirizzati e conseguentemente tutta la spinta che può venire tranquillamente da dietro. Ma all'inizio, questo è l'oggetto che ha volato per 15 metri a zig zag, poi è crollato paurosamente, lanciato da un individuo vestito borghese, faceva freddo, c'era un bel cappotto, stivali eccetera, in una situazione che non è nemmeno artigianale, è qualcosa di estremamente rudimentale. Ciò nonostante i razzi, quello stesso razzo che nel 43 anni dopo, porterà un uomo sulla luna, è questa roba qui. Sembra un tenditoio per panni. Ma la cosa più impressionante è questa, siamo nel 32, Robert Goddard è dovuto andare in Nuovo Messico per trovare un posto tranquillo dove sparare sta roba, perché lui non sa dove va. Parte, dopodiché può cascare nel capo a qualcuno, e allora ha bisogno di un territorio appunto popolato dagli apaci e non da nessun altro, si casca in testa a un indiano non succede niente. E vedete, trasporta i suoi razzi con la stessa camionetta con la quale si trasporta il fieno. Cioè siamo a un livello sotto artigianale.
i due personaggi che vedete sono Guggenheim e Lindbergh. Attraverso Lindbergh lui riesce ad avere accesso alle orecchie di Guggenheim, che gli dà un po' di soldi per fare questi esperimenti. E guardate la sua officina. La sua officina è quella di un biciclettaio, non di più. E siamo nel 1940, circa. Quei signori che hanno scritto quei libri che avete visto prima avevano infiammato la mente di giovani che avevano creato in tutto il mondo delle società per il volo spaziale, per la conquista della Luna. Si chiamavano in modo diverso. In Germania si fonda questa società per i voli spaziali in una condizione molto particolare. In questa fotografia voi vedete von Hindenburg, che era il presidente della Repubblica di Weimar, con Hitler, che sta per diventare cancelliere, e vedete due personaggi segnati dalle frecce, che sono un giovanissimo che si chiama von Braun e un altro signore che si chiama Olbert. Ve li ho segnalati perché succede qualcosa di importante in Germania. Voi ricorderete che la Germania perde la prima guerra mondiale, perde per fortuna anche la seconda, ma perde anche la prima. E perde la prima nonostante che sia arrivato, come nella seconda addirittura c'è entrato, alle porte di Parigi. I francesi sono inferociti perché si ricordano di Sedan, 1870, quando di nuovo Parigi era rimasta in balia dei tedeschi, dei prussiani. Per cui, quando si tratta di firmare la pace, dicono: adesso noi vi seghiamo le gambe. Che vuol dire? Danni di guerra a morire e proibizione assoluta di armamenti. Non potete fare, al massimo potete avere un temperino di quelli svizzeri da 500.000. Però si dimenticano i razzi. Non citano tra le cose proibite i razzi. Non perché sono degli sciocchi, ma semplicemente perché i razzi non facevano prova a nessuno. Nessuno aveva pensato davvero di utilizzare i razzi come armi. E i tedeschi dicono: se noi dobbiamo riarmarci segretamente, girando attorno al dettato di Versailles, non possiamo altro che buttarci sui razzi. E questo è quello che fa Hitler, che alla fine si troverà le famose culture. Ricordate, 1926, quella che state vedendo, la rivedrete, 1945, un balzo spaventoso. La Germania nazista, per affermare la propria superiorità e anche per vendicarsi nei confronti degli inglesi e francesi e di una pace che era stata sbagliata, iniqua in quanto sbagliata, e non devi, dice il proverbio, se colpisci un re fai che il tuo colpo sia mortale. Avevano colpito i tedeschi ma non li avevano ammazzati. Allora in questo caso sarebbe stato molto meglio andare a patti, per così dire, ed evitare che fossero vendicativi nei confronti soprattutto della Francia e dell'Inghilterra. Questo signore, che si chiama Hubert, è responsabile in concreto di tutto quello che avviene in Germania. Lui in realtà è un rumeno nato in Romania quando la Romania era ancora parte dell'impero austro-ungarico. Si laurea in ingegneria in Germania, ma non con una tesi tecnica, bensì con una tesi di fantascienza. Lui dice: io vi propongo dei treni di razzi che portino sulla Luna, e fa tutto uno studio semi-ingegneristico che naturalmente in una Germania con la massima specializzazione causata proprio dal bisogno di affermazione. Non vi dimenticate che la chimica era tedesca, la fisica era tedesca, era ebrea, probabilmente, ma era tedesca, e così avanti. La letteratura, la teologia, cioè i tedeschi veramente hanno fatto un balzo in avanti straordinario. Bene, questo signore gli bocciano la testa, dicono: no, non possiamo andare. Lui si inferocisce e scrive un libro in tedesco in cui racconta della sua tesi. Poi si va a laureare in Romania e torna in Germania. Questo libro infiamma la mente dei giovani. Ricordatevi di giovani che non avevano neanche il reddito di cittadinanza, avevano soltanto la loro fantasia e la voglia di fare, e si mettono a fare. Ma chi è responsabile davvero di questo? È il cinema. Fritz Lang nel 1927 decide di mettere in pellicola
una trama fatta da sua moglie Thea, che racconta di una donna alla luna, ma non lo vuol fare così, fantasiosamente. Si rivolge a Hobbert dicendo: fammi un razzo realistico, io voglio avere un razzo realistico. Gli dà un sacco di soldi. Non dimentichiamoci che anche il cinema a Potsdam aveva il suo centro. Potsdam era l'Hollywood europeo. Fritz Lang era un genio assoluto ed era un uomo famosissimo, ha fatto il dottor Maruse, ha fatto Metropolis. Nel 1929 viene proiettato per la prima volta questo film, e nel frattempo Hubert aveva tentato addirittura di fare un grosso razzo da lanciare davvero in occasione del film. Il razzo non viene, non vola, però guardate che cosa riesce a fare col cartone e il gesso questo uomo, un razzo che sembra un'imitazione di quelli che poi vediamo sulla rampa di lancio nel cadavere, voglio dire, con i bracci che lo tengono, con questa forma affusolata. È davvero straordinario. E per fare tutto questo si serve di un giovanotto, che si chiama Ferner von Braun. C'ha 18 anni, è un entusiasta, sta studiando locomotive, lui vuole fare l'ingegnere. All'epoca i tedeschi avevano molta attenzione per le locomotive, perché come tutte le nazioni militari pensavano ai trasporti, i romani pensavano alle strade, e i tedeschi alle autostrade e alle locomotive e poi agli aerei. Chi è von Braun? Von Braun è il figlio di Magnus von Braun, che è un Junker, un nobile, è una famiglia, madre addirittura imparentata alle famiglie reali. Padre è diventato ministro durante la Repubblica di Weimar, ministro dell'agricoltura, un uomo notevole, ha tre figli, uno di questi studia in America, il primo, e questo è importante perché quando torna dall'America lo racconta a Werner, il quale comincia ad avere questa idea di un'America dove le opportunità sono importanti. È un ragazzo fantasioso, studia prima poco, poi a un certo momento si accorge che per realizzare i suoi sogni deve studiare, si mette a studiare sul serio, e a un certo punto viene arruolato da chi? Da quei tedeschi che vogliono fare quei razzi che devono servire a superare l'ostacolo di Versailles. E addirittura Hitler li organizza nel 1939 nel mare del nord, vedete qui, a Peenemünde, gli organizza una base dove costruire dei razzi. E in poco tempo, ecco qui le V2. V2 vuol dire, viene da una parola che io non vi leggerò neanche perché non so il tedesco, Werderstumswaffe, che vuol dire arma di rappresaglia. Goebbels, abbiamo battezzato così le V1. Le V1 erano degli aerei, delle bombe volanti volute da Goering, e erano in competizione con le V2 di von Braun, perché Goering non sopportava che volasse qualche cosa che non fosse sotto il suo controllo. Le V2 erano sotto il controllo delle SS, non sotto il controllo dell'aviazione. Von Braun, che è un genio, ma è anche un uomo di grande dinamicità, pensate che si procura un aeroplano e gira per la Germania con questo aeroplano che è pilota di persona, per andare dai vari professori universitari a farsi risolvere i diversi problemi, e alla fine costruisce un razzo lungo 14 metri, bello come quello che vedete, capace di andare per 3.000 km per 65 secondi spinto e poi per inerzia, e piombare silenzioso con una tonnellata di dinamite sopra alle città, particolarmente alle città inglesi, facendo alla fine 30.000 morti, che sono niente in confronto al costo immane in termini di vite umane e di denaro delle future. Un investimento pessimo che Hitler però voleva a tutti i costi, perché lui voleva le famose Wunderwaffe, cioè le armi meravigliose che gli avrebbero dato la vittoria nella guerra. Una di queste era la bomba atomica, non ci riesce, sappiamo anche il perché, e vedremo che la bomba atomica ci interessa tra un momento. Vi starete domandando se avete sbagliato conferenza, ma che c'entra questo con la scena su uno? Abbiate pazienza. È compromesso von Braun con il regime
non solo perché lavora per il regime, ma anche perché a un certo momento prende, per così dire, la tessera delle SS, diventa sottotenente delle SS, poi tenente, poi capitano, poi maggiore, e soprattutto, e fin qui uno può dire pazienza, ma in fondo anche in Italia ci sono state situazioni nelle quali dopo la guerra la gente si è scoperta di avere commesso degli errori prendendo tessere che forse anche non prendesse, ma lui sa che soprattutto dopo il grande bombardamento di Peenemünde, che ha costretto a spostare tutta l'attività al centro della Germania, adesso le SS utilizzano i prigionieri di guerra come schiavi, letteralmente, per costruire le SS, per costruire le V2. Quindi è responsabile. Domanda: è colpevole? Allora i 20 premi Nobel che hanno fatto a Los Alamos la bomba atomica di Hiroshima, la bomba all'uranio di Hiroshima e quella al plutonio di Nagasaki, sono dei criminali di guerra? Non lo so. Però Oppenheimer, che era il capo, dopo il lancio della bomba disse: la fisica ha conosciuto il peccato. Quindi io non sono in grado di dire quale sia il discrimine tra un'attività scientifica e patriottica e un crimine. Qui però riesco a vedere abbastanza bene il crimine, diciamo, e non sono il solo, sono in buona compagnia. Albert Einstein si batté per il resto della sua vita affinché questo non si ripetesse. Naturalmente, quando la guerra viene perduta, von Braun decide di andare in America, quindi raccapita tutti i suoi, dice: io sono il meglio della parrocchia, quindi non potete fare a meno di me. Si consegna col suo braccio rotto, si era rotto il braccio in un incidente d'automobile, assieme a 150 superbi ingegneri e a un sacco di pezzi di V2 agli americani, scappando dai russi. I russi si ritrovano agli avanzi degli ingegneri, di quelli che non erano riusciti a scappare, e va in America. La pace, voi vi ricorderete che i grandi si ritrovarono prima a Casablanca, poi a Yalta, e poi finalmente alla fine della guerra, per stabilire che cosa fare della Germania, Stalin invitò gli inglesi e gli americani, i francesi no, perché avevano fatto poco, a Sisyphus, vicino a Potsdam, per una conferenza. E durante questa conferenza, questa è una famosa fotografia della conferenza, guardate le date, luglio, la bomba atomica viene lanciata in agosto, Truman dice a Stalin: bello, guarda che io ho la bomba atomica. Dice: che è la bomba atomica? Lo vedrai, abbi pazienza, dice, tra qualche giorno vedrai che effetti fa. Ricordatelo, perché se dovessimo poi fare i conti tra di noi, sappi che cosa ho io. Come gli annacci, lui dice: voglio anch'io. E Truman gli dice: no, tu no. E allora Stalin dice: faccio lo stesso. E in 4 anni, con l'aiuto di Beria, con l'aiuto dei grandi Khrushchev, il grande Khrushchev, ma di tanti altri politici e scienziati, e anche delle spie come Fuchs, per esempio, che erano simpatizzanti comunisti sparsi nei paesi oggi diremo della NATO, che gli passano le informazioni, in 4 anni fa la bomba. E qui, questo è il momento in cui lo spazio diventa importante. Perché? Perché avere la bomba non serve a niente se non riesci a portarla sopra la testa del tuo nemico e poi a lasciarla andare. Negli americani il problema non era drammatico, perché gli americani, diciamo NATO contro il patto di Varsavia, gli americani, come vedete, avevano basi in Italia e in Turchia. Con i B-52 potevano semplicemente decollare da Aviano, per dire, e arrivare a Mosca in 3 ore e mezza, 4 ore, portando la bomba. Ma i russi, poveracci, ci avevano ad attraversare l'oceano Atlantico. E se voi mettete una flottiglia di aeroplani nell'oceano Atlantico, è facilissimo intercettarli e abbattere. Quindi lui aveva il problema, Stalin aveva il problema di come rispondere all'arma americana, e quindi favorisce le attività missilistiche
perché il missile può trasportare la bomba. E questa è una cosa, ma ce n'è un'altra. Se io ho la bomba e tu hai la bomba, lancio io o lanci tu? Chiunque lanci paga, perché tu lanci, io reagisco, tu distruggi me, io distruggo te. E la bomba atomica distrugge anche tutti gli altri. Quindi diventa un braccio mortale. Voi vi ricordate come i romani salutavano l'un l'altro? Non si stringevano la mano, addirittura si afferravano così. Perché questo saluto? Voleva dire, io tengo la mano a te, tu tieni la mano a me, in modo che nessuno dei due tiri fuori la spada. Lo stesso succede ai sovietici e agli americani. Non possono fare guerra diretta, perché guerra diretta vuol dire guerra atomica, vuol dire la morte. Allora fanno guerre indirette, fanno ammazzare in Indocina, fanno ammazzare un po' dappertutto, ma non direttamente. Inizia la guerra fredda, che è una guerra terrificante, ma non armata diretta, perché non la possono fare. E in questa guerra fredda si inseriscono. E si inserisce questo personaggio che si chiama Sergei Korolev. Non so quanti di voi lo conoscono. Non lo conosceva nessuno, perché i russi lo terranno iperprotetto. È quello che si chiama una no person, una persona che non c'è, di cui non si deve parlare. Quando a un certo momento a Khrushchev gli scappò detto, guardate che Korolev, si fermò e disse, questo nome voi non lo avete sentito. Hanno il terrore che glielo ammazzino gli americani, perché è il genio assoluto dello spazio, assoluto, più grande di chiunque altro, più grande di fondato. Ed è un patriota in senso stretto, un uomo fedelissimo alla sua nazione, alla nazione che gli ha dato i natali, che però l'ha messo in galera, l'ha mandato in un gulag, gli ha fatto perdere tutti i denti, lo farà morire a causa di questo. Ciò nonostante è fedelissimo. A un certo momento viene ripescato, messo in una sciarasca, che è un gulag per scienziati, di lì emerge per la sua bravura. C'è la guerra, dopo la guerra bisogna sapere qualcosa sulle V2, gli americani sanno tutto perché imbarcano tutto e lo portano in America. I russi devono mandare qualcuno in Germania a cercare di raccogliere degli elementi. Questo qualcuno si chiama Korolev, torna, costruisce una V2, la fa vedere a Stalin e Stalin dice bravo, vai avanti. E a quel punto nasce la missilistica militare sovietica. Questo è il prodotto finale di Korolev. Si chiama R, racchetta, che vuol dire razzo in russo. Si chiamava 1, 2, 3, fino a 7. Questo è 7, Semyorka in russo, ed è il razzo con cui andrà su Sputnik, andrà su Gagarin, andrà sulla Tereskova, e tutto modificato opportunamente. Vi faccio notare come questo razzo sia costituito da 5 elementi. Ci sono 4 bruciatori attaccati lateralmente, sono questo, questo, questo e questo, che si staccano dopo il lancio, sono quelli che spingono all'inizio, poi si staccano in modo da togliere peso e continuerà quello centrale. Vi faccio anche osservare però che i motori sono in totale 4x4 16 più 4 20, cioè sono 20 motori e devono essere gestiti insieme, e quindi è una macchina particolarmente complessa. Nel mentre che questo razzo sta nascendo, succede un fatto importante. Non solo finisce la guerra di Corea, gli americani si mettono un attimo in pace, la guerra di Corea è il più grande shock per gli americani, ma soprattutto perché è una guerra che fanno gli americani, non è una guerra che vengono a risolvere in Europa salvando i poveri europei. Muore Stalin. La morte di Stalin cambia moltissimo le carte in gioco in Unione Sovietica. Sale Khrushchev, in realtà non è Khrushchev il delfino, era Malenkov il delfino, però Khrushchev riesce abilmente a diventare il delfino, fino a diventare segretario. Però Khrushchev non è Stalin. Io ho scritto qui, non so se riuscite a leggerlo, il giudizio che dà Strada, Vittorio Strada, il grande slavista di Khrushchev, ed è meraviglioso perché veramente descrive il personaggio con estrema efficacia. Khrushchev era uno
che ci provava ad essere un buon governante, contemporaneamente era un integralista, contemporaneamente aveva delle fisiche, ma non aveva né la crudeltà né la cattiveria di Stalin. Quando lo depongono, lui dice a Mikoyan, cioè guarda, dice, se al posto mio ci fosse stato Stalin dei golpisti, adesso non ci sarebbe nemmeno la scelta. Allora vive questa sua avventura fino a che lo depongono nel 64, sempre in bilico, sempre seduto su uno spillo. L'anno peggiore è il 1956. Perché è peggiore? Perché in quell'anno avviene prima di tutto la denuncia dei crimini di Stalin. Questo non era facile in un paese stalinista. Pensate a tutto l'apparato che sente tremare. Ma poi c'è la storia del canale di Suez, dove lui prende le parti di Nasser, che aveva nazionalizzato il canale, e poi c'è la famosa storia della Ungheria. Quindi problemi in positivo, problemi in negativo, è in difficoltà, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di qualcuno che gli consenta di poter dire guardate chi siamo noi. Ha bisogno di qualche extra comunitario da indicare come bersaglio, perché la gente si dimentica di come va male il paese, se mi avete capito. E che succede nel frattempo? L'America sta vivendo l'epoca più bella, pieni di soldi, hanno vinto la guerra, hanno vinto la guerra di Corea, è finita, sono i più potenti del mondo, tutti li riconoscono attraverso anche il cinema di essere la nazione tecnologicamente più avanzata, più civile. Non è assolutamente vero, c'è una sacca di povertà spaventosa, la discriminazione razziale è ferocissima, eccetera. Però l'impressione di un'America ridente, guardate i film dell'epoca. E il presidente Eisenhower, che è un grande presidente, vi esorto a leggere i discorsi di Eisenhower che si trovano in rete, purtroppo sono in inglese, ma sono stupendi, soprattutto il farewell speech quando lui lascia la presidenza, è un discorso straordinario di uno statista, ma soprattutto di un uomo vero, eccezionale. Eisenhower viene indotto a dire, intorno al 56, siccome nel 1957, quando ci sarà il massimo dell'attività solare, dichiareremo l'anno internazionale della geofisica, per celebrarlo rilanceremo un satellite artificiale. Che cos'è un satellite artificiale? Nessuno lo sa. Dice, beh, è una roba tipo Luna, no? Solo molto più vicino alla Terra, fatta da noi. C'è anche serve? Serve a guardare la Terra dall'alto e quindi a studiare tante belle cose, compresa la fosse. I russi dicono faremo pure noi, ma nessuno li bada. Nel frattempo von Braun, che è stato ghettizzato perché è un ex nazista, si è dato la divulgazione, si è messo in combutta con Walt Disney, che è un anticomunista sfegatato, un macartista, e insieme fanno una propaganda enorme allo spazio, fanno film, programmi televisivi, cose incredibili. E nel frattempo von Braun per l'aviazione americana realizza il famoso Jupiter C, un lanciatore che avrebbe potuto mandare in orbita anche Gagarin, se non che il presidente Eisenhower dice non può essere un nazista che manda gli Stati Uniti in cielo, quindi obbliga addirittura von Braun a riempire di sabbia l'ultimo stadio del suo razzo, al posto della benzina ci mette la sabbia, ci vuole per zavorrarlo, ma la sabbia però non brucia. E infatti è un fallimento poi il lancio, perché non può essere un ex nazista a rappresentare l'America in questo. Nel frattempo ci sono litigi tra l'aviazione e la marina è più sul lato civile, l'aviazione è più sul lato militare, il presidente è verso i civili e non verso i militari, stranissimo per un presidente che è un generale che ha guidato le truppe del D-Day, quindi c'è una confusione anche ideologica abbastanza grossa. Quando improvvisamente, il 4 di ottobre, i russi lanciano la scuola. E questo coglie il mondo di sorpresa, ma coglie gli americani soprattutto di sorpresa. Da dove lo lanciano e con che cosa lo lanciano? Lo lanciano con il Semyorka, con l'R7 di Korolev. Korolev, che è andato da Khrushchev, gli ha detto, senti, con qualche soldo, qualcosetta, io ti ci metto ora. Cioè, fanno subito, però, prima che gli americani lo facciano prima di noi, perché poi io me ne posso
giovare politicamente. E allora costruiscono una grande base che esiste ancora, si chiama Baikonur, ma si chiamava più la Tavia in realtà. Baikonur è una città a 400 km di distanza, a nord. Perché l'hanno chiamata Baikonur? Per confondere gli americani. Sarebbe come se a Foligno adesso facessimo una base segreta per qualche cosa e per evitare che lo spionaggio la chiamassimo per esempio Trento, in modo tale che poi gli altri vanno a Trento e non trovano niente. Finalmente nel 95 si decidono e battezzano Tiuratam proprio Baikonur. Ancora oggi esiste Baikonur, questo Moretti parte da lì, tutti partono da lì per la stazione spaziale. Gli americani si accorgono con lo Sputnik che qualcosa non funziona, perché i sovietici a questo punto conseguono un oggetto capace di lanciare in orbita uno Sputnik, quindi facilmente di portare una bomba atomica sul territorio americano. È la prima volta che l'isola americana, questo continente protetto dagli oceani, comincia ad avere paura. L'aveva già avuta per l'acqua, aveva già avuto la sensazione che le cose, tanto è vero che San Francisco veniva oscurata, i giapponesi potevano arrivare di nuovo con le portaerei, arma nuova. I razzi sono l'arma super nuova, cominciano veramente ad avere paura, ma ce la devono avere paura, perché neanche un mese dopo vola addirittura una creatura vivente, Laika, vivente per poco, perché Laika fa un viaggio senza ritorno, è previsto che sia senza ritorno, devono farlo, con grande dolore devo dire, è tenerissima la storia, io la racconto nel libro, prende qualche pagina, ma è tenerissima perché è incredibile, si uccidevano i negri in America come se non contassero nulla, addirittura si dava la caccia al negro in Alabama, e poi però gli americani si scandalizzano perché un cagnolino, anzi una cagnolina, una randagia tra l'altro, avevano scelto di prendere i randagi a Mosca, ma non per sacrificare i più poveri, ma perché i randagi erano più robusti, perché se uno fa il cane randagio a Mosca e sopravvive vuol dire che è bello forte. Gli americani si spaventano e allora il presidente ci ha mandato subito un satellite, lo dice alla marina e non all'aviazione, perché nell'aviazione c'è von Braun, la marina usa il Vanguard e il Vanguard vedete che fa, si distrugge, e qui c'è la differenza tra la Russia e l'America. Gli americani lo fanno in diretta davanti a tutti, in qualche modo spudoratamente, ma anche con grande onestà, cosa che i russi non facevano. I russi comunicavano solo ex post, prima si vede poi vediamo se dirlo o non dirlo. Quindi l'America adesso è terrorizzata e c'è una frase che viene dalla City, da uno dei grandi magnati della City, che dice: dovremmo essere preoccupati perché mentre noi stiamo costruendo robetta, gli americani e i russi stanno andando in cielo. E a questo punto Eisenhower fa la mossa vincente, crea la NASA. Che cos'è la NASA? È un ente civile che controlla tutte le attività spaziali, incluso JPL, no? tutte le basi di lancio, tutto, con un grossissimo finanziamento, mentre in Russia le attività sono gestite da vari istituti che fanno tutti capo al Ministero della Difesa o dell'Industria o dell'Industria pesante, che devono avere però poi le autorizzazioni degli altri vari ministeri, Ministero degli Esteri, Ministero degli Interni, e poi alla fine il bollo di Khrushchev. Naturalmente ministeri nei quali c'è una competizione spaventosa, perché nelle dittature bisogna essere nelle grazie del dittatore, e per essere nelle grazie del dittatore bisogna fare due cose: far bene con lui e fare in modo che gli altri facciano male con lui. Quindi è una situazione piuttosto brutta. Ma è in questo momento che nasce il grande match, no? Che è stato poi rappresentato in maniera egregia nel film Rocky IV, lo scontro di pugilato tra Rocky Balboa e Ivan Drago. Ve lo ricordate, avete visto questo film? Il povero Rocky Balboa viene picchiato a sangue per 14 riprese, però vince l'ultima e quindi vince l'incontro, ed è esattamente quello che sta per succedere. Differenza importante tra russi e americani: da un lato abbiamo un capo che si chiama von Braun, che non è americano, è tedesco, è un ex nazista, è uno showman,
lui va in televisione, è bello, è tra l'altro una moglie bellissima, la sua cugina, è un uomo di destra, quindi un uomo che si sposa bene con il sistema. Dall'altra parte c'è un uomo, c'è un comunista, no person, nessuno lo conosce, e lui si dispererà per tutta la vita perché ogni volta che succede qualcosa di bello, danno un sacco di premi agli astronauti, cioè, ma mai a lui, perché lui non deve comparire. Però gli americani hanno soltanto von Braun. I russi, guardate che cosa hanno. Sono tutti scienziati di immenso valore che costruiscono o razzi, o motori di razzo, o aeroplani. Vedete gli uscini, eccetera. Ci ho messo anche la faccina di Beria, vedete, questa è la faccina di Beria e questa è la faccina di Khrushchev. Perché? Perché i due di questi istituti avevano avuto la bella pensata di dare lavoro ai figli, specialmente di Beria e di Khrushchev, che naturalmente creavano situazioni di protezione che poi venivano utilizzate. Questo creerà poi il crollo del sistema. Intanto gli americani cominciano ad avere qualche successo, hanno ripescato von Braun,